bravo, bravo. Scusate, sono cinico ogni tanto. Madonna. No, no, io non ho sentito niente. Guarda, guardami. È una roba orribile, Marco. Lo so. Ogni giorno ti ascolto, poi non mi serve molto per sentirmi già meglio. Come la prima volta, con molto la vita, quella macchina al semaforo. Ci avrà il pulsante, Marco. So che mi perderò in questa. Ma vado, l'85, non ce l'avevano lo start and stop. Ma finitela. Accende coi cavi. Basta. Io ti ascolto, già so che mi fermerò, perché so già cosa voglio. Nella mia testa Doc, tu. Non va, non va. Basta, dai, basta. Noi siamo lo Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì, buongiorno, pace di cuore! Allora, attenzione, oggi abbiamo preso una decisione all'ultimo, anche sì, perché come al solito devo organizzare io le cose, che voi non c'avete voglia di fare un cazzo. Bravo, però. Mi avete rovinato la mattina, io ve lo dico. Poi tra l'altro stamattina, mentre ero già incazzato per altri motivi, sì, perché sapete che la radio dance qua di Miami, c'ho sto programmatore che non capisce un cazzo, e gli ho detto ieri, gli ho fatto proprio tutto l'elenco, gli ho detto la musica la mattina dalle 6 alle 8 sì, non può essere musica techno, perché la gente non ti ascolta. Allora gli ho fatto tutta una scaletta con i dischi da mettere. Stamattina ascolto la radio, sembrava di essere all'Ultra Music Festival. Dico, ma questo nero bastardo, fame. Te l'avevo detto di mettere dentro un concato, un battiato, che comunque sì, bello, 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 sì, belle tocca, sai, arriva al mare a Miami un concato. Poi sopra, a Miami concato spacca di brutto proprio. Perché tu capisci i testi delle parole in inglese, no? E canti lo stesso, loro uguali. Cazzo vuol dire? Qua siamo in America, è ovvio che lo capiscono. Vabbè. Comunque dammi la base giusta, per favore, caro Spine, perché oggi è il giorno di ritorno al futuro. Allora, loro lo so che ne hanno parlato tutti, però noi siamo diversi, quindi preparatevi a una puntata, soprattutto la prima ora interamente dedicata a questo grandissimo capolavoro cinematografico. Io credo che quella trilogia sia la più bella in assoluto nella storia del cinema mondiale. Cioè quel film lì riesce ancora oggi, nonostante ormai sia un po' obsoleto, a farti venire la pelle d'oca. È una roba. Il terzo è una porcata. Ma non è vero. Lui che va nel West con la camicia rosa, cazzo. Ma dai, ma che cazzo vuol dire? Ma è un so. Quello è il sogno di tutti, cioè quello è il sogno. Bella figa, bella macchina ai tempi, era un sogno avere il Toyota, il pick up, cioè il viaggio nel tempo, la DeLorean, c'è cioè una roba. E noi per spiazzare tutti gli ascoltatori parleremo di un jeans e una maglietta di Nino D'Angelo. Ma non è vero, no, non è vero. Ha preparato anche una sequenza di brani tratti dal film. Se non avete visto il film dovete andarlo a vedere, perché sì, prendetevi il DVD, perché la trilogia è meravigliosa, soprattutto il primo. Allora, l'orologio di Hill Valley si fermò, sì, colpito da un fulmine un giorno di novembre del 1955. Sì. Quello che scandisce la fortuna di Robert Zemeckis batte da 30 anni l'ora del 25 ottobre 1985. Praticamente oggi, in teoria, Marty McFly dovrebbe arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo. Sì. E aspetta, cos'è che succede in quelli? Allora, lui arriva e deve salvare praticamente se stesso del futuro, giusto, e i suoi figli, sì, perché sì, nel passato ha combinato un casino. Cioè, ha fatto un incidente con la macchina, ha perso la mano. Ma quindi no, rimane come Luca Alba oggi. Ma in pratica. No, sì, no, sì, sì, lui non può più suonare la chitarra. Ah, è vero, è vero. In virtù di questo, i figli sono due coglioni, i genitori stanno come i pazzi, e lui deve salvare se stesso da questo futuro ignobile, insomma, più o meno. Vabbè, insomma, allora noi tanto tempo fa abbiamo realizzato questo meraviglioso film, cioè il remake di Ritorno al Futuro con Leone di Lernia che fa Marty McFly. Pensa te. È diviso in tre parti il film. Ai tempi facevamo i film lunghissimi. Quindi sentiamo la prima parte, prego Spine. La. Ho comprato le scarpe di Pollini a metà prezzo. Prezzo. In collaborazione con la. Peccato che me le hanno date più strette di una calza. Presenta.
il capolavoro di Steven Katzberg e Robert Zemeckis. No. 5 anni per realizzarlo. Non ti illudere, McFly, non hai nessuna speranza, sai esattamente come tuo padre. I McFly non hanno mai significato niente nella storia di Hill Valley. Una trilogia senza precedenti. Senza precedenti. Con Leon J. Fox e Christopher Hemorrhoid. No, non ci sono. Ne vedremo delle belle, Marty. Ritorno al futuro 1. Ritorno al futuro 1. Ritorno al futuro 1. Versione pugliese. Cosa serviva? Trani. Bari. È il 1985. Ma non per molto. Ma non per molto. Perché l'adolescente Leon McFly sta per essere catapultato indietro nel tempo grazie all'invenzione del suo amico scienziato Emmental Brown. Emmental Brown, una macchina del tempo. Una macchina del tempo. Altre notizie. Un portavoce dell'Istituto del Pacifico per le ricerche nucleari ha negato che la mancanza di un certo quantitativo di plutonio sia da attribuirsi ad un furto avvenuto 2 settimane fa. Leon, devo parlarti urgentemente, ho fatto la scoperta del secolo. Ma che cazzo, che sei scoperto tu? Tu hai scoperto il Viagra? No, di più! Ci troviamo nel parcheggio del centro commerciale di Crashwood, a 1:00 PM. Ci vediamo lì a 1:00, capito? A 1:00 PM! Va bene! That's the power of love. That's the power of love. Ritorno che al musica. Il dottor Emmental Brown, dopo anni e anni di studi, era riuscito a portare alla luce la macchina del tempo. La macchina del tempo. Realizzata sulla carrozzeria di una Fiat 126 Mirafiori Abarth. È 1:00 PM e il dottor Brown incontra Leon McFly nel punto prestabilito. Vediamo. Come vediamo? Sulla radio. Leon, guarda, ho creato la macchina del tempo. Che cazzo dici? A me sembra una 126 dei terrori. Potevi usare almeno una 131, no? E che cosa? La macchina del tempo viaggiava solo con Vino Tavernello. Ma il dottor Brown, per poter realizzare la macchina del tempo, aveva rubato 50 litri di Tavernello dalle cantine di una famiglia terrona di Gratosoglio. Che gli davano la caccia per riprenderseli. Era plutonio. Leon, c'è un solo problema. Ho rubato 50 litri di Tavernello a una famiglia terrona di Gratosoglio. E adesso mi stanno cercando. Cazzo! Stanno arrivando! Scappa, Leon! Scappa! Mando! Ma vaffanculo! Io mi infilo in macchina! Non mi interessa niente! Che attorone! Ma tu! Che imbarazzo! A sinistra! A destra! No! Camisa! Ma va! Oh! Tirati via da voi! Tirati via! Sì! Sì, cornuto! Con le palle mi prendete, ma andate a fuori! A sinistra, a destra, no! Camisetta! Cosa? Leon, durante la sparatoria, si infila nella 126 e inizia a scappare. Ma quando l'auto raggiunge le 88 miglia all'ora, entra in funzione e lo porta nel 1955. Sì, lo porta indietro nel tempo. A tra poco, per la seconda parte Ritorno al futuro, versione pugliese.